Messi, entra al área Messi, chuta Messi, gol. Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 a tothom, buonasera a tutti da RadioRomaFutura.it. Questa è Radio Barça Italia, vi ricordo l'unica trasmissione condotta, prodotta, curata e gestita da soci vegnisti culés di lingua italiana. Maxi Morgante che vi parla qui da Roma, ovviamente con me in studio l'altro conduttore, non poteva mancare anche oggi mercoledì 14 settembre, giornata di Champions, seconda giornata di Champions, ovviamente con me c'è Stefano Rizzo. Buonasera Maxi, buonasera a tutti i radioascoltatori Blaugrana e non solo, buonasera a tutti. E poi, direttamente dal fiume Paranà, dal... non dalla Pampa argentina, perché vicino a Rosario non c'è la Pampa. Il litorale. Che c'è? Il litorale. Il litorale. Il fiume Paranà. Poteva mancare il nostro Alberto il Flaco Polinori. Hola, salve, buonasera a tutti. Come sempre qui a RRF, a
Radio Roma Futura, la radio dei programmi esclusivi. La radio, no, dei programmi Alberto, esclusivi. Il Flaco, mi fa Flaco. Sorridere questo soprannome. Beh, il sì, Flaco, come, è giusto, sì. Come il Flaco Menotti. Esatto. Come il Flaco Menotti. No, Alberto. Sì, perché mi dicono che sono tanto grasso. Esattamente. E poi abbiamo in studio ospite per la prima volta, con piacere, Carmine Abate di PassioneDelCalcio.it. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Lui fa parte della redazione di Passione del Calcio. Benissimo, poi dopo sentiremo anche la Francesco Bonagura, che sarà in collegamento con noi per la redazione di Radio Barça Italia, ovviamente trasmissione dedicata alla partita, in particolare perché abbiamo vinto di ieri sera contro il Celtic, l'inizio, il fragoroso 7-0 del Barça al Celtic Glasgow, 7-0, la MSN che torna, la hat-trick di Leo Messi, il gol su punizione di Neymar che fa 4 assist, e poi la doppietta del Charrua, il gol bellissimo di Don Andrés Iniesta anche lì su passaggio di Neymar. Però sabato è successo qualcosa che non ci aspettavamo, questa sconfitta con l'Alavés in campionato, che ci permette al Madrid di andare primo in classifica a 9 punti a punteggio pieno. Una partita strana, difficile, una partita dove hanno giocato delle riserve, però quelle riserve secondo me possono battere tranquillamente l'Alavés, e quindi c'è stata una grossa mancanza da parte della squadra, lo dirà anche Luis Enrique, lo dice Luis Enrique nel post partita. E poi però insomma ieri si sono rifatti, sembra quasi che la Champions li trasformi, li metta anche in un'altra situazione. Siccome tra un po' dobbiamo chiamare il nostro ospite, però io volevo da tutti voi, partendo da Stefano, una riflessione su questa doppia partita, la partita contro l'Alavés e la partita contro invece il Celtic di Glasgow. Allora Maxi, da dove partiamo? Dalla vittoria o dalla sconfitta? Dalla sconfitta. Secondo me è stato troppo eccessivo il turnover, perché è giusto far ruotare alcuni giocatori, perché la stagione è lunga. Poi oltretutto quest'anno il Barça ha proprio investito su diversi giocatori per ampliare ancora di più la propria rosa, però non si possono effettuare 8-9 cambi rispetto a quella che è tra virgolette la formazione tipo. Tra l'altro ricordiamo anche che era assente il portiere titolare Ter Stegen, e ha debuttato Silisen, e poi in difesa tutti insieme c'erano Vidal, Digne sulle fasce, Mathieu con Mascherano che neanche quasi più forse titolare quest'anno dopo tanti anni, a centrocampo Denis Suarez, poi in attacco Neymar tornava dal Brasile ed era il debutto diciamo dopo tanto tempo. Tornava anche una lesione. Tornava anche con una lesione. Non era il debutto assoluto, ovviamente, Neymar, però dopo 100 giorni mi sembra, insomma, tornava in campo con la maglia blaugrana. In attacco Paco Alcácer, debutto assoluto invece, insomma, troppi cambi. Ovvio che sulla carta comunque sono più forti le riserve, del tra virgolette riserve, insomma, secondi titolari, chiamiamoli come vogliamo, rispetto ai giocatori dell'Alavés. Però nel calcio c'è una regola importante, insomma, che è la regola della coesione. Quella è una squadra vera, quella dell'Alavés, nonostante non siano dei campioni, però è una squadra consolidata negli anni, mentre quel Barça non aveva quasi mai giocato insieme, anzi non aveva mai giocato insieme, perché l'attacco era inedito. Paco Alcácer non aveva mai giocato né con Turan né con Neymar, Mathieu non aveva mai fatto coppia, mi sembra, insieme a Mascherano in difesa, con ai lati Digne e Vidal, con il portiere Silisen, insomma troppi cambi. Poi la puoi pure vincere la partita, e poteva vincerla il Barcellona, perché Mathieu sbaglia un gol, ragazzi, clamoroso. Esatto. Ha segnato il primo, sì, ma il secondo è davvero clamoroso. Sì, sì, è clamoroso. Anche Rakitic ha commesso un errore clamoroso, e poi sinceramente non mi è piaciuto assolutamente Neymar, veramente inguardabile. Un Neymar che ha dimostrato negli anni di essere un fuoriclasse, ha segnato gol decisivi sia con il Brasile che con il Barcellona, però per arrivare ai livelli di Messi
ci manca ancora tanto, perché è tipico dei brasiliani, quelli altibassi sono tipici e fa sempre, spesso, non sempre, spesso fa quella giocata di troppo che Messi non fa. Lui magari ne dribbla 3-4, potrebbe tirare, no, invece ne vuole l'altro. Esatto, vuole dribblare pure il quinto, ecco, lì diventa un po' irritante, anche se brasiliani, anche tipico anche questo, sì. Anche se invece ieri, ecco, passando velocemente invece al discorso di ieri, ieri Neymar ha fatto quello che deve fare in campo, ovvero più concreto. Molto più concreto, 4 assist, una grande punizione, poi non solo lui, ma tutta la prova è stata maiuscola. Beh, di fronte a un 7-0 c'è poco da aggiungere. Strepitoso il tridente formato appunto da Messi, Neymar e Suarez, Messi autore di 3 gol più una trave, un palo che ha colpito. Sì. Se vogliamo soffermarci sui numeri, ma guardiamo anche oltre, ma vogliamo giusto elencarli, sta a 7 gol da Cristiano Ronaldo nella classifica di tutti i tempi per quanto riguarda i gol in Europa, e a 2 anni in meno di Cristiano Ronaldo. È ovvio che un giocatore stellare Messi non è che lo si scopre ieri sera, e poi ha giocato molto bene tutto il centrocampo, come Alberto? Senza ombra di dubbio. Senza ombra però di dubbio. Io dico sempre, no, su queste squadre così, che queste squadre sono troppo difficili perché giocano la partita della vita per loro. Assolutamente, perché, sì, infatti pure col Celtic non era scontato il risultato. Perché loro dicono, vabbè, poi forse andiamo in Serie B, ma abbiamo vinto al Barça. Sì, quella è l'idea. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, insomma, per quanto riguarda queste due partite, adesso facendo questo ping pong tra una e l'altra, dato statistico confortante al massimo per il Barcellona, ovvero aveva perso nello stesso giorno 6 anni fa in casa contro l'Hercules, la squadra in cui militava Trezeguet, vecchia gloria della Juventus. Sì, sì. Tra l'altro l'Hercules aveva già vinto un'altra volta a Camp Nou, perciò forse nella storia del calcio è l'unica squadra tra le piccole ad aver vinto 2 volte in casa del Barcellona, Camp Nou. E appunto quella sconfitta fu dopo alla lunga veramente indolore, perché in quella stagione il Barcellona vinse la Champions League e il campionato, la Liga, insomma. Vedremo se anche questa sconfitta contro l'Alaves porti fortuna, insomma. Sentiremo, oggi sentiremo anche uno che è stato a vedere la partita con l'Hercules l'epoca. Chi era? Lione? Anche quella del 2010? Sì, sì. Settembre 2010 si veniva dalla sosta per le nazionali, sì, sì. C'era la Champions il mercoledì, mi sembra che vincemmo non so con chi il mercoledì. 6 anni fa esatti erano. Esattamente, e perdemmo alla seconda che all'epoca era la seconda giornata, a casa 2-1 con l'Hercules, quindi insomma. E io mi ricordo che mi arrabbiai con Pep perché turnover, esattamente, sì, sì. Vabbè, però nello stesso modo, esattamente. Prima di andare nella pausa, Carmine, neanche possiamo pretendere di vincere sempre, no ma certo, infatti vabbè, ne perderà il Madrid di strada di punti. Penso di sì. Invece voglio sentire Carmine che ne pensa di questa doppia partita. Carmine. Ma io più o meno mi allino a quello che ha detto Stefano. Anch'io ho trovato, diciamo, eccessivo il turnover effettuato da Luis Enrique. Comunque credo che le riserve del Barça siano comunque di tutto rispetto. Anche lo stesso Digne, che è arrivato tra mille dubbi a Barcellona, addirittura c'è una parte del pubblico blaugrana che non esclude un ballottaggio, diciamo una corsa con Jordi Alba. Personalmente la vedo molto difficile scalzare il terzino spagnolo. Comunque, per quanto riguarda anche gli altri rincalzi, credo che abbiano sentito troppo l'effetto Camp Nou. Mi riferisco soprattutto a Paco Alcácer, che lo abbiamo visto fare prestazioni di ben altro livello, sembrava un esordiente totale nella Liga. Ha sentito troppo, a mio avviso, la pressione di uno stadio così imponente e la maglia del Barcellona. È anche vero che l'Alaves, a mio avviso, è stato sottovalutato un po' dal tecnico, da Luis Enrique, mm-hmm. poiché aveva già dato filo da torcere all'Atletico Madrid nella prima giornata, costringendola ad un pari. Quindi era una squadra, diciamo, da prendere con un altro piglio, dal punto di vista più che dei cambi, proprio mentale, perché quello che è mancato